oltre a cedere Lukaku, oltre a cedere Hakimi, ha deciso di risparmiare sull'elettricità di San Siro. Quest'anno ci siamo proprio superati, Damiano. Episodio 7. L'anno 7 scorso non Pirlismani, eravamo questa è la arrivati a 7. 9, 10. Addirittura. Non lo so, No, non credo. Mi dobbiamo sa che quest'anno controllare. proprio ci abbiamo dato dentro. Comunque, disclaimer, prima che me lo chiediate nei commenti, sì, è perché sennò si vede la pelata. E non c'ho Allora. voglia di tagliarmi i capelli a zero. Stai bene, No. però. Il fratello, com'è che dicono? Il fratello cattivo? Fratello Fratello violento. violento. Tirlismaglie, parte numero 7. Ricordiamo le categorie. Shut up and take my money. Mezzo capolavoro. Intelligente ma non si applica. Manco morto. E ma che è sta cafonata? Non ci credo neanch'io, non ci credo. Fantastico, no, Non ci vabbè. credo. Ciao ragazzi, chiuso il video, Perfetto. chiuso il Vabbè, dai, canale alla proprio. settima. Alla Cioè, insomma, settima, sarebbe fra, cioè, stato fra l'altro, alla settima della imbarazzante. seconda stagione praticamente, perché è come Esatto. se. Dai, 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 allora scaldiamoci, partiamo con partiamo da. seconda maglietta del Cagliari. Bello. Napoli, sì, Napoli, certo. Siamo caldi, siamo caldi. Sì, caldissimi. Cagliari, come ho detto già l'altra volta, mi piace tanto il lavoro che stanno facendo sulle magliette, comunque il suo lo fa sempre, io questo dico mezzo Già da capolavoro. qualche stagione, sì. Questa Sì. grafica è abbastanza accattivante, non si capisce bene che cos'è. No, non deve per forza essere qualcosa, ma è Sì, c'ha ok, un motivo astratto, ma è carino, ha un bell'effetto, come ha un bell'effetto anche la prima maglia. Secondo me si Sì. sposa bene il fatto delle righe rosse con invece le tre strisce di Adidas blu. Blu. Che io voglio dire a sta maglia? Dai, Mezzo capolavoro. Ok. sono d'accordo. Andiamo avanti, passiamo alla terza maglia del Manchester United. Questa è la solita maglia di quelle che fanno parte della collezione Adidas Piastrellista. Equipment. Sembra, sì, è vero, ma sai che cos'è? È una M. Questo pattern nero va a comporre Ah, questo gradiente. dicevo, come fai a saperla taglia? No, no, è la M di Manchester, zio. È la M di Manchester. Bello il logo Adidas bicolore, magliette comunque ispirate agli anni 90. Questa, boh, ma sicuramente avranno fatto un'altra maglia blu e gialla negli anni 90, Sì, altrimenti beh, però boh, dovrebbe mancare non. un po' la connessione. Intelligente, ma non si applica. Non gli manca quella Sì, spinta. io mi spingo, mezzo capolavoro, ma perché mi piace proprio la linea dell'Adidas, di queste terze maglie di No, quest'anno. questa non mi entusiasma, appunto. C'è questo modello un po' piastrellato che mi lascia un po' freddo, non mi entusiasma, anche la M non. Quindi andiamo avanti. Oh yes! Allora, che bella, che bella. Guarda, la terza maglia dell'Inter. Questo L'avete perché, vista? questo è Contro il perché Bologna. l'Inter, oltre a cedere Lukaku, oltre a cedere Hakimi, ha deciso di risparmiare sull'elettricità di San Siro e quindi giocherà senza i riflettori. No, Vabbè, facciamoglielo pensare. Facciamoglielo fa pensare. molto rave. No, Sì, abbastanza. mi sa, Sono i cioè, neon. però aspetta, è proprio rave anni 90, sai quelli, tutti i colori neon, gente con i fischietti. Ah, proprio così. Proprio, sì, Sì, i neon dietro a questa foto fanno tanto, quelli che hanno usato anche nel video di presentazione. Allora, devo dire, quando sono uscite le prime immagini, quando ci sono stati i primi leak, ho detto, ma che è sta cafonata? Ma che è? Veramente. Poi dopo vai a vedere il concetto, vai comunque a vedere che il template l'hanno ripreso da una maglia di fine anni 80 della No, allora Wolfsport. una cosa devo dirla, mi piace molto il fatto che il concetto sia legato poi alla frase che c'è, Brothers and fratelli e sorelle del sisters of mondo, the visto world. che è il motto che c'è sullo statuto fondativo proprio Dell'Inter. dell'Inter, al ristorante dell'orologio. E fra l'altro, designer dell'Inter, secondo me dovreste fare una maglia dell'Inter prima o poi in cui riprendete proprio il cielo stellato, anzi, fate la ricerca, tanto le fanno ste cose, la Sì. ricerca qual era il cielo su Milano Quella nella data di sera. quella sera, perché sarebbe una bella cosa, anche perché devo dire che da non tifoso interista quello statuto, quelle parole, sono belle, sono una poesia veramente,
calcistica sono una delle cose più belle, secondo me, del calcio, e quindi merita, appunto, visto che dice dal cielo, che prendono i colori dal cielo stellato. Qua prendono i colori dal cielo stellato sopra il Festival Techno in Polonia. Beh, bello, perché comunque si ispira ai valori, appunto, di inclusione, uguaglianza, come dicevi te. I colori poi rappresentano anche l'accettazione della diversità, no? Bello. C'è sto bottoncino. Il bottoncino, il modello bottoncino è bello, con le topolo, i bottoncini. No, devo dire, sono strano, è particolare. È tamarra con poco giudizio, però non so, c'ha un che mi fa dare... Ma allora, quando l'ho vista contro il Bologna ho detto wow! Perché poi, cioè prima mi stavo scambiando i messaggi con Andrea di It's Logo Time, e mi ha mandato un messaggio e mi fa: ma che è sta cafonata? Ma questa è proprio la cessione della Lidl, non mi ricordo cosa mi ha detto. Poi dopo gli ho scritto dopo la partita del Bologna, perché ho detto: ma senti, mi devo un attimo ricredere, perché in realtà è bellissima, cioè la vedi addosso ai giocatori, sembra di stare dentro un videogame. Poi il bordino verde attorno al celestino del numero e del nome, cioè anche dettaglietto qua, te l'ho messo qua sotto. Cioè, ho capito, però tu pretendi un po' troppo dalla mia vista. No, sì, lo so, e questa foto non è il massimo, avrei dovuto prendere un'altra, però mi ha esaltato veramente tanto, un dettaglio che secondo me no, devo dire che così l'impatto è forte, perché comunque sono maglie comunque molto, che osano molto. Però tutto sommato mi piace, dico mezzo capolavoro. Shut up and take my money, questa me la compro. Dubbi. O me la regali tu? Te la compri. Attenzione, attenzione, dobbiamo andare avanti. Andiamo avanti. E la prima maglia del Palermo. Allora, per prima osservazione c'è questa pila di sponsor che arriva con il diamante praticamente sull'ombelico. 5, 1, 2, 3, no, 4. Vabbè, più quello sulla manica, 5. Bello anche la parola antimuffa. Ascolta, una volta... Dove? Il secondo sport. Una volta mi è capitato questo, sono stato a un piccolo torneo amatoriale e c'era una squadra che aveva la maglia sponsorizzata da Gestioni Fallimentari, quindi era proprio... cominci male. Antimuffa già. Ecco. Allora, questo modello mi ricorda un po' quello della maglia della Juve del 2019-2020. E anche perché poi sono no? le due squadre che hanno in comune il fatto di avere nella propria tradizione il colore rosa. Anche il rosa, certo. Ma proprio per il modello, con la striscia in mezzo che sì, divide sì, i due colori. Sì, è vero, la striscia fra l'altro dorata. Un po' tamarra dorata, eh. Però bello il nuovo logo della società, bello. E tra l'altro quest'anno ho scoperto che a tutti i tesserati danno in omaggio questa maglia che ti ho messo qua sotto. Con tutti i loghi dall'anno di fondazione fino a oggi. Un bel pensiero, carino. Pensiero. La maglia forse non è la mia preferita tra le tre che ho visto del Palermo. Sì, questa è un po' tra sponsor, perché senza sponsor colori molto molto però, forti, eccetera, così non... cioè l'impatto è un po' così. Io dico intelligente, anch'io. Ma non si applica. Sì, anch'io. E passiamo alla prima maglia del Celtic Glasgow. Tra l'altro una squadra che quest'anno, questa stagione, potrete seguire in maniera completamente gratuita sulla nostra app. Vero, perché tra i tanti campionati di cui è possibile vedere partite in streaming gratuito sull'app di OneFootball c'è il campionato scozzese e poi tanti altri, campionato portoghese, belga, J-League, K-League, insomma c'è un po' di tutto, quindi quando siete lì un po' magari annoiati, che state aspettando la partita di Serie A e non sapete cosa guardare. Ma prendete la nostra app, sezione partite, scheda guarda, e lì trovate tutte le partite che potete vedere gratis. Oh, ragazzo, ho studiato, ho visto il tuo tutorial. Devo dire, allora io sono molto affezionato alle maglie del Celtic, perché poi è una squadra per cui ho sempre avuto tanta simpatia. Quando andavo da ragazzo, vacanze studio, eccetera, mi ero innamorato perdutamente di una seconda maglia del Celtic che era verde e grigio scuro, e poi comunque gli hoops, le righe orizzontali fanno sempre il loro, hanno una loro bello, identità particolare. Sono accompagnate dal bordino fino poi sopra e sotto. Sì, ci sta. Tipo l'anno scorso non c'era e c'erano dei dettagli gialli che secondo me non ci azzeccavano molto. Molto che, più bella che, così. Pulita. Che hanno un pochino ancora, un po' più pulito. Sì. Non mi dispiaceva neanche il dettaglietto
giallo, devo dire. Io dico mezzo capolavoro, perché comunque classica, tradizionale. Sì, ci sta. Mezzo Celtic. Capolavoro Celtic. Ma è una maglia comunque iconica, sì, con quel logo, anche quello che ha fatto la storia, immediatamente riconoscibile, sì, quindi sono quelle maglie su cui, se non ti inventi cose strane, comunque tendenzialmente fai bene, ecco, mettiamola così. Mm-mm. Andiamo avanti con la terza maglia del Real Madrid. Ehi là, Gamberone. Finalmente è uscita, eccolo, Marcellone Gamberone. Marcellone Gamberone. Niente, continua la linea spiaggia estate 2021-2022 del Real Madrid. Adidas Equipment, anche questa, con il logo bicolore. Però questa mi piace particolarmente. Il colore, dire, il turchesino. Il turchesino con il blu scuro. È blu scuro, vero? Forse è nero, sì, sai. Dici? Sì, sì. Secondo mi sa me che è blu scuro. Comunque, bella maglia, il colore comunque, insomma, bello impatto. Poi dentro al colletto c'è una placca, c'è un logo della piastrellona chilometro zero. Tu sei mai stato a Madrid? Io no, l'ho letto. Capito. Nella piazza Puerta del Sol c'è questa piastrella. Mi sa che me l'hai già detto l'anno scorso. L'avevo già detto? che forse c'era qualche altro riferimento sempre sulla maglia. C'è la piastrella chilometro zero che segna il centro di Madrid, il centro della Spagna, e da lì vengono misurate le strade. Ed è riportato appunto dentro al colletto. Scusa, c'è... Con il compasso, i due... C'è Marcello che mi guarda con questo sguardo così sensuale e mi distrae. No, dai, mezzo capolavoro, perché sì, questa comunque mi piace, anche se poi vale sempre un po'... Però questa è una terza maglia, quindi questa chiaramente sa tanto di rovesciate sulla sabbia, sì, palloni di plastica, quelli che fanno gli effetti. Di sangria sulla spiaggia, comunque, sì, sì. Prima di giocare. Certo, se no... Andiamo avanti, torniamo un attimo in Serie A, perché dobbiamo vedere ancora la quarta del Napoli. Quarta. Emporio Armani, anche questa chiaramente. E torna sul rosso. Era un po' di anni che non faceva un kit rosso nel Napoli, mi sa. Non lo so, a me non... Il però kit rosso del Napoli mi urta sempre un po'. L'abbiamo non so appena perché. Visto comunque in Europa. In Europa. Salto quei bordini gialli. Perché in Europa hanno gli inserti oro, capito? Solo per quando giocano in Europa. Che però... Mi raccomando. Che però... Anche il con logo. Lo sponsor... Anche il logo letto, mi sa, era oro, però. Con lo sponsor Amazon sulla spalla e il bordino giallo sulla maglia rossa ti fa un po' fattorino? Un po' forse sì. Io, però vabbè. Avanzo questo umile dubbio. Non mi piace. Non... Intelligente ma non si applica. Manco morto. Sono morto. Mi spiace, non mi piace. Vado un po' più su perché comunque non è malissimo la combinazione con il blu. C'è da dire una cosa. Con la maglia rossa lo sponsor sta bene. Finalmente è integrato. È una maglia che non mi dà l'idea di avere tanta personalità. Mi piaceva la prima maglia che ha fatto Emporio Armani per il Napoli. Questa non... Un po' meno. Così, ma è proprio un gusto mio, ha un impatto a occhio. Andiamo avanti. Restiamo in Serie A perché dobbiamo vedere la terza maglia del Venezia. E Venezia quest'anno sta lavorando con queste maglie, sta facendo delle belle cose. Ripeto, ha la fortuna di avere questa combinazione di colori unica, questo stemma molto riconoscibile, molto... Questa comunque è la maglia Laguna, perché questo celeste, questo blu acqua è ispirato proprio alla Laguna di Venezia. L'acqua e i colori, in teoria queste tre strisce diagonali dovrebbero galleggiare sull'acqua, i colori del Venezia. Fra l'altro hai visto che finalmente hanno potuto giocare al Penso. Ah, giusto. Quindi nell'ambientazione, dai, la promuoverei con un mezzo capolavoro. Io vado su Shut Up and Take My Money. Boom. Anche se è peccato perché potevano metterlo lo stesso font delle altre due maglie, della prima e della seconda. Che sai che mi visto. Piace di più questo? Sì. Poi vabbè. No, il font è bello, però nel senso, per un senso di continuità, forse ci stavano a mettere sempre lo stesso. Vabbè, bello anche il pattern. Particolare, no? Che sembra tipo un borchiato sulle spalle. Sì, c'hai i rombetti con le rine. Ma sì, ci sta. Bene. Io dico mezzo capolavoro. Andiamo avanti con la terza maglia dell'Arsenal. Adidas Equipment ancora una volta. Anche questa ispirata a dei modelli degli anni 90, della stagione 94-95, 95-96, che avevano sempre questo blu navy predominante. Con bello questi... questo. Te l'ho messo apposta, sapevo che avresti apprezzato. No, questo qua proprio mi fa venire quel friccichio. Ecco, questa è Shut Up and Take My Money. Sì. Invece no, questa...
Mi piace come l'ha lavorata, dai, non è male. Cioè, quando questa maglia la capisci quando vedi comunque quella degli anni... Sì, no, certo. Da cui si è ispirata, diciamo. L'hanno rilavorata in chiave moderna, ci sta, questo pattern spugnato, no? Sono dietro i fulmini. Sto tamarro. Sì, quello ci sta sempre. Non lo so, a me non infiamma, ecco. Intelligente, ma non si applica. Mezzo capolavoro. E andiamo avanti con la seconda maglia del Chelsea, quindi rimaniamo in Premier. Che anche questa è un rimando anni 90? Forse ai primi anni 2000, perché nei primi 2000 hanno fatto bene una maglia gialla. Era fine anni 90. No, fine anni 90 era quella gialla con quella di... Non mi ricordo. Zola, Vialli, con il Celestino sulla destra, mi sembra. Nei primi anni 2000 invece l'hanno fatta completamente gialla. Questi hoop fini sono molto eleganti. Ma, città. Borussia Chelsmond. Sì, è vero. Un po'... Boh, dico intelligente ma non si applica. Mi piace l'idea, mi piace... Anch'io. Che osa, ma non mi... Anche questa non è che mi... E poi ti dirò, visto che... Sto colletto. No, non mi piace. Mi sembra che qua manchi qualcosa. Oggi bisognava trovare il colletto. Dovevo trovare il pelo nel colletto. Sì, no, il colletto mi sono accorto che lo stavo fissando da un po' perché non mi... okay. Lo stavo fissando ancora più intensamente di quanto fissavo gli occhi di Marcelo prima. Quindi intelligente, ma non si applica. Ma non si applica, sì, dai. Tutte e due. E questa era l'ultima. Ragazzi, come al solito, fateci sapere che cosa ne pensate voi di queste maglie nei commenti qua sotto. Qual è la vostra preferita e qual è quella che vi piace meno? Soprattutto quella che vi piace meno. Poi lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto. Altrimenti siete intelligenti ma non va applicato. Non si applica. Te l'ho detto, non si applica.